Allora ringrazio Daniele per lo Stadia Volante con cui volentieri abbiamo collaborato per questa serata. L'idea è nata così: stavamo preparando la serata sulla COP21 e Daniele ha avuto occasione di venire qui in Piazza Gasparotto, dove Hub, CEOPiù e altre associazioni stanno cercando di rigenerare, rivitalizzare una piazza che normalmente era e ancora è in parte una piazza di spaccio. E Daniele ha detto: beh, è una piazza di spaccio, potremmo farla proprio qua, la serata dedicata alla questione della cocaina. All'inizio era nata così, no? Facciamo la storia della pianta della coca, di che cos'è la cocaina, di come arriva poi qua, di tutto quello che ci sta dietro la coltivazione di coca e il commercio di coca. Poi noi come associazione Ia Basta, che siamo un'associazione di cooperazione internazionale che si occupa soprattutto di America Latina e di Euro-Mediterraneo, ma che diciamo ci interessiamo anche dei problemi sociali, delle contraddizioni, dei conflitti anche qua a casa nostra, nel mese di dicembre siamo andati in Messico e poi vi spiego perché. Di ritorno da questo viaggio del Messico ci siamo risentiti con Daniele e abbiamo pensato appunto di riconfermare la serata, perché questo viaggio in Messico per noi era stato particolarmente illuminante. Io mi presento appunto, sono 20 anni che più o meno ogni anno vado in Messico, perché la nostra associazione è nata proprio in appoggio alle comunità indigene zapatiste, al sollevamento degli indigeni nel 1994 in Messico, per cui diciamo il Messico l'ho conosciuto ampiamente in questi 20 anni. Però questo viaggio che abbiamo fatto a Natale l'abbiamo fatto in una forma un po' diversa dalla classica delegazione per i nostri progetti. Abbiamo pensato insieme a 12 ragazzi e ragazze molto più giovani di me, io e un altro mio compagno eravamo i più vecchi, diciamo così, gli altri era la prima volta che venivano in Messico ed erano molto più giovani di me. Abbiamo pensato di costruire un viaggio che servisse per domandarci che cos'è il Messico oggi. Per me è stato molto interessante, perché io lo vedevo con gli occhi di chi ci andava da 20 anni e quelli che erano con me invece lo vedevano con gli occhi Riccardo e Ivan della prima volta che ci venivano. E il nostro viaggio è partito dal fatto di domandarci tutto quello che avevamo sentito o quello che io conoscevo sul Messico in tutti questi anni, cos'era veramente. La prima questione chiaramente è quella del narcostato, e cioè il Messico, se voi ci pensate, le cronache che avete sentito del Messico ultimamente riguardano i 43 ragazzi uccisi a Ayotzinapa e la ricattura, evasione e ricattura del più famoso narcotrafficante del mondo, il Chapo Guzman, e nonché di uno degli uomini che Forbes ritiene, la rivista Forbes mette tra gli 8 uomini più ricchi del mondo. Queste sono le notizie che normalmente chiunque di noi diciamo ha sul Messico, ma dietro questa cosa che cosa c'è? Ed è quello che con questa carovana che si chiamava Messico Querido volevamo scoprire col progetto Mex Che, punto di domanda, cioè Messico che cosa, andando il viaggio che poi Ivan e Riccardo vi racconteranno è andato da nord a sud del Messico, andando a vedere direttamente che cos'è uno stato che è considerato uno dei più violenti del mondo. Io per iniziare la serata vi do solo alcuni dati per capire cos'è la situazione, diciamo, della produzione, circolazione, consumo delle droghe, in questo primo momento mettiamole tutte insieme, a livello mondiale. L'insieme delle droghe considerate illegali, e come voi sapete anche la marijuana, nonostante sia liberalizzata o legalizzata in alcuni paesi, è ancora considerata illegale, tutto l'insieme del circuito commerciale che si muove intorno alle droghe illegali oggi è l'1,5 del prodotto interno del mondo, cioè vuol dire che complessivamente questo pianeta produce, consuma trasforma, diciamo, in economia poi legale una quota di denaro che io non riesco neanche a dirla, perché è una roba tipo 320 mila milioni di dollari l'anno che sono... e 320 mila milioni di dollari l'anno che sono la quota che gira intorno al traffico della droga, cioè significa che appunto l'1,5 di tutto quello che è la ricchezza mondiale, che poi finisce dentro il capitale finanziario, nelle borse, negli affari, in questa forma che oggi è il capitale, cioè della produzione di denaro con denaro, è frutto del traffico di droga. Una foglia di coca quando viene comprato in Colombia costa pochi centesimi. Quando arriva in Australia la stessa foglia di coca ha avuto un raddoppio, un aumento del suo valore del 10.000%, cioè se tu prendi quello che viene pagato, la foglia di coca, al contadino, al cocaleros che la consuma e poi arriva in una piazza di spaccio di Sydney, il suo valore è aumentato del 10.000%.
Questa cosa, cioè quanto denaro si produce intorno al traffico delle droghe illegali, è stata una delle nostre piste, per quello la serata di questa sera si chiama Pista di Sangue, di indagine, e cioè ma com'è possibile che tutto questo avvenga e che tutto questo venga poi riciclato, diciamo, nel rilavaggio, come viene chiamato, del denaro, finisca poi nelle borse, nelle imprese, nelle cose assolutamente illegali. Com'è possibile che tutto questo succeda? E quello che racconteremo stasera è proprio com'è possibile che questo accade. Ma accanto a questa quantità di denaro che viene prodotto col traffico illegale di droghe, e io ve le metto tutte insieme in questo momento, cioè cocaina, perché l'America Latina è una delle più grosse produttrici di cocaina, oppio, da cui deriva l'eroina, perché in questo momento il Messico è il secondo coltivatore al mondo di oppio. L'oppio in America Latina non c'è mai stato, è una coltivazione che è stata introdotta nel Novecento, ma adesso il Messico è il secondo produttore mondiale di oppio dopo l'Afghanistan, e le droghe chimiche, cioè tutte quelle droghe che vanno sotto la definizione di droghe chimiche e che vengono in gran parte lavorate in Messico con agenti chimici che vengono importati legalmente dalla Cina, cioè navi che dalla Cina arrivano con componenti chimiche che poi vengono assemblate in Messico e diventano le droghe chimiche. Ora, intorno a queste tre droghe c'è molta differenza ovviamente, perché io penso che ad esempio la marijuana è una pianta che la gente dovrebbe potersi piantare nel balcone tranquillamente, le altre sono droghe più complesse, però nel momento in cui tutte sono proibite, chiaramente intorno a questo si genera una pista di soldi e una pista di sangue. Complessivamente l'America Latina ha 16 paesi tra i 25 paesi più violenti del mondo, cioè nel mondo ci sono 25 paesi in cima alle classifiche di violenza, 16 di questi sono nel continente latinoamericano. In testa a questo c'è l'Honduras, che è un paese di cui penso che nessuno sappia ben poco. Oggi l'Honduras è in testa alle classifiche di morte per migliaia di abitanti. Ogni 10.000 persone in Honduras muoiono intorno a 30 persone, la media europea è di 8. Ciò vuol dire che in America Latina complessivamente si muore esattamente tre volte di azioni violente, si muore tre volte quello che si muore in Europa. Allora, questo nostro viaggio ha voluto, diciamo, dare una risposta a queste domande, cioè perché succede questo e quali sono le piste di sangue e le piste finanziarie che ci stanno dentro il narcotraffico. Quello che abbiamo scoperto lo diremo poi alla fine, perché in realtà il viaggio, diciamo, i racconti di Riccardo e di Ivan serviranno proprio per portarci poi ad una ipotetica risposta che noi abbiamo voluto dare a questa domanda, cioè chi comanda il narcotraffico? È solamente un traffico?